Bene, buonasera, benvenuti a quest'area Salute. Devi parlare fortissimo. Sì, sì. Arena Meeting Salute, vi prego di avvicinarvi perché, credetemi, oggi si parlerà di un argomento estremamente interessante. Non è un congresso, non è una conferenza, è uno scambio di idee e di informazioni tra questi signori che sembrano essere stati definiti degli esperti della loro area e un audience che è fatta non solamente di altri esperti, ma è fatta di gente che vuole sapere, vuole conoscere, vuole impregnarsi di quello che dal punto di vista sociale la scienza e il mondo sanitario insieme possono produrre. Io dico sempre ai miei colleghi della facoltà che chi di loro non ha, non dà un contributo che va al di là della sbarra d'ingresso della nostra università non deve ritenersi uno scienziato, un medico compiuto. Quindi bisogna riversare quello che noi riusciamo ad accumulare come sapere, come gestione, come innovazione nel mondo reale. E questa è l'opportunità più importante che esiste nella nostra nazione. Anno dopo anno quest'area salute sta crescendo, questo è il secondo anno e vorrei intanto ringraziare i presenti e ringraziare i due colleghi presenti, la professoressa Matilde Leonardi, neurologa, direttore dell'unità operativa Neurologia Salute Pubblica Disabilità del Coma Research Center dell'IRCCS Besta, Carlo Besta di Milano. E prima di passare la parola alla professoressa Leonardi, presento anche il professor Antonio Ceriello, direttore del Dipartimento del Diabete dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Multimedica di Milano, che poi ci dirà è collegato anche con un centro di ricerca a Barcellona. Grazie. Credo che la professoressa Leonardi ora possa introdurre il tema e entusiasmarci per quello che dovremo poi discutere. Prego. Buonasera, voglio cominciare con ringraziare prima di tutto chi ha permesso questo incontro. E dire che stiamo parlando di un argomento importante, se posso avere la prima slide, poi dopo possiamo andare avanti. Un argomento molto importante che riguarda praticamente tutti noi. Quale argomento affrontiamo oggi pomeriggio qui al Meeting Salute? Affrontiamo l'argomento delle malattie croniche nell'ambito del contesto di lavoro. Se posso avere la prima slide. Non posso avere la prima slide, ma non importa, parlo senza prima slide, che comunque vi voleva dire che la medicina negli ultimi 100 anni ha avuto progressi incredibili e inenarrabili ed è riuscita a considerare il corpo umano come una macchina all'interno della quale, come concetto, si poteva in questa macchina guasta riparare il danno e far ripartire la macchina. Questo modello, cosiddetto modello biomedico, ha funzionato e ha portato progressi incredibili. Pensiamo al progresso della chirurgia, dell'anestesia. Ma questo modello oggigiorno presenta qualche piccola falla perché lo scenario sta cambiando. Ci sono malattie che hanno un decorso molto lungo e che non possiamo più riparare come si faceva nell'ambito del modello biomedico. Questo nuovo paradigma, unito a un altro paradigma importante, che ci impedisce talora di dire dove è la patologia e che cosa devo togliere. Pensiamo all'Alzheimer, che cosa tolgo all'interno di una patologia degenerativa. Non posso togliere certamente l'origine, l'organo all'interno del quale si manifesta la malattia. C'è un altro fatto molto importante, che grazie all'invecchiamento, che per me è un successo enorme della medicina, noi abbiamo e assistiamo sempre di più a un fisiologico declino. Questi sono dei dati dell'OMS che ci dicono che in tutto il mondo, in tutte le popolazioni, da un certo punto il nostro corpo invecchia e presenta una serie di fisiologiche deterioramenti. Questo porta anche a ragionare sul fatto che noi oggigiorno abbiamo un progetto di vita che
è considerato lineare. La prima parte della vita noi studiamo, poi dai 25-30 anni c'è tutto un lungo periodo di vita lavorativa e poi c'è il cosiddetto periodo del tempo libero, quello che un tempo era la pensione. Questo è il modello su cui sono basate tutte le nostre società. Ma queste società non tengono presente di quello che viene chiamato longevity bonus, cioè tutti quegli anni che dopo gli anni cosiddetti della pensione sono anni assolutamente vitali e importanti, all'interno dei quali si dovrebbe pensare forse a un cambio del paradigma lineare che caratterizza il progetto di vita. Bisognerebbe passare da un progetto di vita lineare a un progetto di vita cosiddetto ciclico, all'interno del quale forse i periodi di formazione e di educazione si alternano a quelli di studio e a quelli di divertimento, in maniera tale da arrivare a utilizzare al meglio questo longevity bonus che ci è dato. Tenendo conto che oggigiorno più del 50% della popolazione mondiale ha almeno una malattia cronica. Se io chiedessi all'interno di questo grande meeting in cui ho centinaia di persone, quanti di voi hanno mal di testa, per esempio, 1 su 10 avrebbe mal di testa, poi non grave, non patologico, oppure grave, non patologico, ma sarebbe ancora peggio se io chiedessi a una popolazione all'interno di questo meeting superiore ai 50 anni, quanti di voi hanno mal di schiena, quanti di voi per esempio seduti su queste panche oggi hanno mal di schiena, non tutti, ma almeno 1 su 7 avrebbe mal di schiena. Questo vuol dire che c'è un cambiamento nell'ambito dei ragionamenti sulle malattie croniche che riguarda un po' tutta la popolazione, intendendo per malattia cronica quello che l'OMS definisce una malattia di lunga durata, non trasmissibile e che ha un decorso generalmente di tipo lento. Ci sono diversi problemi che incontrano le persone con malattie croniche. Uno tra tutti è, ad esempio, che hanno poco tempo per essere ascoltati da parte del medico di famiglia. Un altro è, invece, 6 su 10 dicono che non trovano dei servizi sociosanitari adeguati alle loro esigenze, ma 5 su 10 parlano di difficoltà in ambito lavorativo, che è il motivo per cui ci incontriamo oggi pomeriggio. Il problema delle malattie croniche nell'ambito del lavoro è un problema assolutamente sottostimato. Da diversi studi che abbiamo fatto all'Istituto Vesta con il gruppo di ricerca, per esempio, nell'ambito del mal di testa, noi vediamo che persone che soffrono di mal di testa cronico hanno un giorno di assenza al mese. Se io moltiplico, abbiamo detto che 1 su 10 delle persone presenti in questo meeting ha mal di testa, il numero di giorni di assenza è un numero enorme rispetto a quello che noi sappiamo essere le assenze per malattia rispetto alla popolazione. Quindi ci sono una serie di problemi che sono stati esacerbati negli ultimi 6-7 anni in maniera drammatica dalla crisi economica e da una serie di fattori esterni che riguardano sia l'organizzazione del lavoro sia anche come è la concezione delle malattie. Le persone non sono la malattia che hanno, le persone hanno delle malattie. Purtroppo quando una persona ha una malattia cronica, la sovrapposizione tra il concetto che quella malattia è quella persona è molto frequente, non su tutte le malattie, ma indubbiamente, ad esempio, i tumori, che sono una delle cause più frequenti ormai, non solo di patologia grave sulla quale bisogna prendersi cura, ma hanno ormai un tasso che spesso è un tasso di remissione, di guarigione importante, ma questo implica che le persone che hanno avuto un tumore sono persone che spesso vengono identificate con la malattia che hanno, ma le persone non sono la malattia che hanno. Nell'ambito di un progetto europeo, di cui brevemente vi dirò che cosa abbiamo scoperto, noi abbiamo fatto per la Commissione europea uno studio su quello che è l'impatto delle malattie croniche sul mondo del lavoro. Abbiamo fatto questo progetto coordinando, il mio istituto ha coordinato 11 nazioni europee e abbiamo cercato di capire come viene vista la malattia cronica nel mondo del lavoro in Europa e quali sono i maggiori problemi che si incontrano. Nella prima revisione del problema si è visto che le persone con malattie croniche hanno meno possibilità di essere impiegate. Questo è legato anche al grande cambiamento nel mondo del lavoro che riguarda soprattutto i giovani. Sempre meno posti a tempo indeterminato, sempre più posti con contratti di tipo annuale, all'interno dei quali se tu hai una malattia cronica e finisce l'anno a parità di bravura, di due bravi, se uno fa molte assenze per una malattia cronica, forse è più difficile, se io ho un posto solo, che io prenda chi ha avuto
dei giorni di assenza per malattia rispetto a chi non ha avuto nessun giorno di assenza per malattia. Quindi questo è il riimpiego delle persone, ma anche al primo impiego persone con malattie croniche spesso non dicono la loro malattia al momento dell'assunzione, se possono evitare la nascondono, e questo perché hanno paura di non essere prese. Questo tipo di problema si accompagna anche al fatto però che le persone con malattie croniche sono quelle che hanno più assenze di malattia rispetto a quelli che non hanno nessuna malattia. Le forme del lavoro che ci sono ci dicono che il 20% della popolazione che lavora dice di avere almeno un problema di salute. Ribadisco, il mal di testa, il mal di schiena o la presenza di una patologia reumatica o una patologia muscoloscheletrica sono le più frequenti. Le malattie croniche sono presenti nel 26% dei disoccupati e nel 58% dei pensionati, e all'interno delle spese pubbliche per la sanità, di cui il 25% di tutte le spese di un paese, il 75% delle spese della sanità sono legate a spese per malattie croniche. Quindi la realtà però è molto molto forte nell'ambito dello studio europeo, l'abbiamo visto, ci sono dei lavori che sono sempre più diversi, le nuove tecnologie hanno portato a nuovi tipi di lavoro, c'è una crisi economica imperante con contratti di lavoro differenti, ci sono sicuramente difficoltà da parte delle aziende, quelle piccole soprattutto, perché noi pensiamo sempre alle aziende grandi, ma la realtà europea è fatta di aziende medio-piccole, meno di 10 dipendenti, meno di 15 dipendenti. Come faccio a sostenere un dipendente che fa molte assenze di lavoro per la sua malattia? Questo tipo di realtà che porta al fatto di avere un collega con una patologia per la quale fa delle assenze implica però che io sia in grado di valutare tutti i punti di vista, e guardando tutti i punti di vista abbiamo visto che abbiamo identificato diverse barriere e diversi elementi. Ci sono i problemi del datore di lavoro. Nell'ambito del nostro progetto siamo andati in Grecia e il capo della Confindustria greca ci ha detto: "We are companies, we are not charities." Siamo compagnie, non siamo delle charities che fanno volontariato, quindi noi vogliamo produrre, che è l'obiettivo di ogni azienda. I datori di lavoro quindi hanno il problema di pensare che ci sia un livello di produttività ridotto, che ci sia un frequente assenteismo, che ci siano dei costi superiori per l'impresa e soprattutto che, ad esempio, uno dei problemi che è emerso, che a noi ha fatto molto stupore, il datore di lavoro teme che la persona che ha una patologia cronica in azienda non possa essere licenziata, mentre invece spesso è il desiderio recondito di chi dice: insomma, sta sempre via, vorrei poterlo licenziare, non produce, non fa quello per il quale è stato preso. C'è poi il problema dei colleghi del paziente con una malattia cronica che, a parità di stipendio, spesso si trovano a dover fare il lavoro del collega assente per un giorno. Insomma, prendiamo lo stesso stipendio, però lui sta assente un giorno alla settimana e a me tocca farmi anche il suo lavoro. Se siamo molto amici un po' va bene, ma questo diventa un problema nell'ambito di una ripetizione delle assenze per malattia. C'è però il problema delle persone che hanno la malattia cronica, che spesso riportano molta fatica, la depressione, la sensazione di non essere capiti e soprattutto la sensazione di una certa solitudine, perché pensano di essere noiosi e pensano di non essere compresi dagli altri. Un altro problema importante che è emerso dalla valutazione è che spesso i paesi hanno delle leggi che tutelano certe forme di fragilità, ma vengono considerate fragilità alcune categorie specifiche, ad esempio quelli certificati come disabili, cioè all'interno di una legislazione che garantisce una certa percentuale di menomazione, oppure categorie fragili. La patologia cronica non rientra spesso all'interno di alcune categorie in termini legislativi e quindi sfugge a un sistema normativo che è in grado di regolarla. Abbiamo fatto l'indagine in tutti i paesi europei. In Italia, per esempio, all'interno del Job Act entrano soltanto due categorie di malattie. Tu puoi avere dei permessi particolari all'interno del tuo lavoro per andare a fare le terapie oncologiche se hai un tumore, per cui puoi andare a fare la chemioterapia, la radioterapia senza prendere assenze per malattia, e ugualmente se hai una malattia degenerativa come la SLA o la sclerosi multipla, soprattutto la sclerosi multipla, puoi andare a fare la terapia con interferone senza prendere assenza per malattia.
Questo però da un lato è stato bene per chi ha il tumore o per chi ha la sclerosi multipla, ma male per tutti gli altri che non rientrano in queste due diagnosi e che hanno però una malattia cronica che meriterebbe lo stesso tipo di attenzione. Noi, quando abbiamo guardato quali malattie croniche andare a esplorare in diversi paesi, abbiamo scelto quelle che avevano il più alto tasso di disabilità e tra queste ne sono emerse sei. La prima, il mal di schiena. La seconda, la depressione. Se ne parla pochissimo, in Italia sembra che non esistano le malattie mentali, ieri c'è stato un incontro qui anche sulla legge 180, ma la depressione, soprattutto da dopo l'inizio della crisi economica, è un fenomeno molto presente nell'ambito del lavoro di cui si parla pochissimo. La terza malattia, il mal di testa, molto presente nell'ambito di tutte le patologie croniche a livello di tutti i paesi europei. Quarta malattia, il diabete, avremo dopo un focus proprio su emicrania e diabete. La quinta malattia sono le malattie cardiologiche e anche i pazienti che hanno il rischio cardiologico. La sesta malattia sono le malattie polmonari, la broncopneumopatia cronica ostruttiva tra tutte. Abbiamo scelto queste malattie e abbiamo cercato di capire quali sono i bisogni lavorativi di una persona che ha una malattia che non è sufficientemente grave da farla andare in pensione e andare a casa, ma che comunque limita e impatta, definendo bisogno lavorativo tutti i fattori attorno al lavoratore che permettono al lavoratore con una malattia cronica di gestirsi sul posto di lavoro. Abbiamo fatto così un questionario identificando sei aree principali. È un questionario che abbiamo tradotto in 10 lingue che ci permette di capire quali sono i bisogni dei lavoratori. Abbiamo identificato sei aree principali. La prima è l'area dell'adattamento fisico del posto di lavoro, l'ergonomia. Se avete mal di schiena, avete una seggiola scomoda e il computer è messo male, sicuramente avere un cambiamento in questo, nella vostra seduta vi migliorerebbe. Adesso sapete che in molti uffici non si lavora più seduti, ma il computer è messo per lavorare in piedi per evitare il mal di schiena. Il secondo problema sono gli adattamenti legislativi, la possibilità di avere un tipo di lavoro differente, non il classico 8-5-9-5, ma magari tempi di lavoro diversi previsti dalla legge. La terza difficoltà sono i bisogni di tipo legislativo. Avere legislazioni che tutelino certe forme di cronicità sarebbe un bisogno espresso da moltissimi pazienti. La quarta, quali sono in realtà i bisogni di salute e come questi possono essere espressi nel posto di lavoro. La quinta area è l'area che guarda a come il paziente può essere educato, per esempio, a presentare il proprio problema al datore di lavoro o come condividere il proprio problema sul posto di lavoro. La sesta area invece è l'area che riguarda come il paziente può aumentare nell'ambito del suo ambiente o come ci possono essere misure che aumentino la conoscenza del fenomeno malattie croniche sul mondo del lavoro. La cosa interessante è che nei gruppi di pazienti che abbiamo intervistato in tutta Europa, alcune malattie hanno espresso come primo bisogno la necessità di un cambiamento dell'ambiente fisico, sicuramente il mal di schiena, anche il mal di testa che ha bisogno di ambienti con poca luce, con poco rumore e con pochi stimoli di tipo abbastanza forte per poter essere migliorato. Anche il diabete ha bisogno, molte associazioni di diabete, lo sentiremo dopo, chiedono un posto dove poter fare le loro iniezioni di insulina tranquillamente. La depressione, i pazienti con depressione chiedono di poter avere un tipo di lavoro con orari differenti, quindi chiedono un cambiamento del tipo di condizione lavorativa. Quello che è emerso però rispetto al problema di ogni tipo di diagnosi è che ci sono delle cose in comune tra tutte le malattie. La cosa che in assoluto fa paura a tutti i tipi di pazienti con malattie croniche oggi in Europa è la paura di poter essere licenziati per colpa della loro malattia. Questo hanno paura a prescindere che sia mal di schiena, mal di testa. Il fatto di vivere in una sensazione di non essere garantiti, e questo vale in moltissimi posti di lavoro e ribadisco, nelle persone al di sotto dei 40 anni questa paura è molto presente perché hanno molti più contratti a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Invece quello che è molto favorevole come tipo di richiesta è la possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro per le visite mediche, la possibilità di avere ritmi di lavoro adattabili rispetto alle proprie necessità mediche e per ultimo la sicurezza sul lavoro, che è diciamo l'altra faccia della paura di essere licenziati. Vado verso la fine.
Abbiamo presentato queste raccomandazioni che abbiamo prodotto a Bruxelles il 20 marzo al Parlamento europeo, cercando di introdurre le necessità dei pazienti con malattie croniche all'interno del mondo del lavoro. Ma ciò che è emerso sicuramente nell'ambito del nostro progetto è che il sistema lavoro, così come è oggi, richiede un nuovo paradigma di organizzazione dei sistemi di welfare. Quello che è vero è che sicuramente c'è bisogno di tutele, la sfida è che il lavoro si debba adattare alle esigenze della persona e non la persona alle esigenze del lavoro. Sembra un'utopia questa cosa, ma sta entrando all'interno della cultura che deve prendere atto che la maggioranza dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aziende italiane ed europee sono lavoratori tra i 50 e i 65 anni, con almeno una o due malattie croniche che non sono sufficientemente gravi da farli andare in pensione, ma debilitano in qualche modo la persona e alterano certi ritmi di lavoro. Vi faccio un solo esempio: in una provincia lombarda, che è la provincia di Cremona, il 30% degli infermieri, che sono ormai più che cinquantenni, ha chiesto di essere tolto dai turni in cui sollevano pazienti per il mal di schiena. Ora, se io devo togliere il 30% degli infermieri dai turni per sollevare i pazienti perché chiedono tutti di essere messi in un ufficio e di non lavorare più in reparto, io non riesco più a organizzare la mia vita di reparto e di ospedale. Questo esempio è solo un esempio, ma il mondo della sanità, l'invecchiamento del personale in tutte le aziende, inclusa la sanità, è un enorme problema del quale dovremo in qualche modo parlare. Oggi al meeting lo facciamo proprio perché è un tema molto urgente. Non sempre chi va in pensione anticipata ha veramente bisogno di andare in pensione. Uno studio olandese ci dice che il 21% delle persone che vanno in pensione per una malattia potrebbe benissimo rimanere sul luogo di lavoro in ambito produttivo e non andare invece a casa a entrare nell'ambito della pensione. Quindi l'organizzazione del lavoro spesso è legata a un tipo di sistema, un modello altamente standardizzato, un modello che da un lato garantisce il lavoratore, ma dall'altro probabilmente diventa come una gabbia. Nell'ambito dei dibattiti sulle relazioni industriali, anche qui ho sentito alcuni dibattiti sul lavoro, non si discute mai sul fatto che oggigiorno, con le possibilità della tecnologia, bisogna entrare nell'idea che forse alcuni modelli possono essere di maggior successo. Uno di questi, noi l'abbiamo fatto analizzando tutti i modelli di lavoro, si chiama flexicurity, cioè che tu puoi stare assente nell'ambito del tuo lavoro quando stai male, ma puoi ritornare in azienda quando stai bene, con un accordo assieme al datore di lavoro che ti permette questo tipo di aggiustamento. Questo per dire che sempre di più bisogna andare verso quello che viene chiamato liberarsi da una gabbia. I sistemi contrattuali, i sistemi sindacali sono per le persone con malattie croniche delle gabbie contrattuali e bisogna arrivare verso un welfare della persona, cioè se è proprio vero che la persona non può adattarsi al lavoro, bisogna studiare insieme quali sono le modalità che permettono al lavoro di adattarsi alla persona. Nell'ambito delle malattie croniche questa è l'unica risposta disponibile e in questo momento credo che il dibattito che comincia oggi, che in Italia ancora non è molto sviluppato, anche perché la prevenzione sembra essere un elemento della quale non si può parlare perché non abbiamo soldi, ma non è vero, quindi io ritengo che questa sia un'ottima opportunità e per questo cedo la parola al mio amico e collega professor Paolo Martelletti, che ci parlerà di una delle due malattie che noi abbiamo deciso di prendere come malattie esempio della insorgere della cronicità. Quindi la prima delle due malattie, il professor Martelletti è professore di medicina interna all'Università Sapienza di Roma, è direttore del centro cefalee dell'ospedale Sant'Andrea e presidente soprattutto della Federazione Europea Headache Federation del mal di testa e oltre a essere con moltissimi altri titoli direttore di riviste che si occupano di mal di testa, di malattie croniche, di problemi legati alla salute pubblica. È con piacere che cedo la parola a Paolo Martelletti. Grazie. Come anticipato, ci sono dei paradigmi che sono assolutamente imprescindibili dalla vita reale. Si può abbassare un pochino, sì. Questi paradigmi di cui parleremo oggi si chiamano emicrania o diabete.
abbiamo scelto questi due temi in funzione dell'elevato impatto che hanno sulle persone che sono nella fascia produttiva e lavorativa. Prendiamo il paradigma Emicrania. Paradigma Emicrania, come sapete, è una malattia genetica trasmessa di madre in figlia spesso, la maggior parte delle volte, e ha una estrinsecazione clinica estremamente importante proprio nella fascia di età che va dai 15-16 ai 50 nella donna, e nell'uomo anche più o meno la stessa fascia, che è la fascia di età della produttività lavorativa. Togliamo la disabilità dovuta al dolore, alle crisi, col dolore pulsante. Pensiamo solamente al fatto che su 100 persone il 14% soffre di emicrania, o in forma lieve o in forma cronica. Comunque è una malattia cronica, perché non viene sporadicamente stop, viene con una frequenza chiave dall'inizio, e questa frequenza, se non si interviene con farmaci di prevenzione, tende a cronicizzare nell'arco della vita. E se è vero che, ed è vero, che ogni attacco dura 72 ore, costringe il paziente a letto con nausea, vomito e con una disabilità totale a compiere tutte le attività possibili, anche le più banali, possiamo ben capire che impatto ha sulla attività lavorativa. Escludiamo, come è stato detto prima, la percezione della malattia. La percezione della malattia nel pubblico generale non è ancora completamente corretta, perché è una malattia importante, cronicizzante, che può complicarsi con l'abuso di farmaci, quindi creare una dipendenza, e con effetti collaterali estremamente severi. Togliamo questo, togliamo lo stigma che non è solamente una peculiarità e prerogativa delle malattie che fanno più paura, tipo l'epilessia, la depressione, che chi le ha le nasconde. Anche in questo caso lo stigma dell'emicrania in area lavorativa è straordinariamente forte, perché essendo il paziente estremamente consapevole e conscio che la sua assenza sul lavoro si produce in un disservizio, chiamiamolo così, in un aumento di attività lavorativa della sua area di attività, questo provoca una scarsa comprensione in ambiente di lavoro, una possibile riduzione delle capacità di progressione nella carriera, e un atteggiamento, quando la cefalea diventa, l'emicrania diventa cronica, un atteggiamento quasi rinunciatario. Questo paziente si nasconde ai propri familiari, si nasconde a se stesso, perché sa di essere un problema, non solamente a se stesso, alla società che lo circonda. Facciamo un esempio semplice. Una coppia di giovani, lei è emicranica, programmano una cena con gli amici il venerdì sera. Parliamo di cose semplici. Se lei non è emicranica, può dire: certamente, organizziamo la cena il venerdì sera, invitiamo i nostri amici più cari. La donna emicranica dice: sì, certamente, e tra sé e sé dice: speriamo che io non abbia una crisi emicranica. Quindi, capite bene, è proprio un rapporto personale, affettivo. In ambito di lavoro non si può contare sulla cooperazione, purtroppo, perché la competizione è talmente alta che questa patologia viene presa come un difetto di fabbrica del lavoratore, e quindi viene in qualche modo non aiutato, ma viene un pochino accantonato.
parliamo di numeri, non facciamo solo aneddotica, parliamo di numeri. Perché è importante l'emicrania? Perché colpisce il 14% della popolazione e quindi 9 milioni di emicranici, 9 milioni di italiani sono emicranici? Se facciamo due conti, il 14% delle persone presenti dovrebbero aver sofferto o soffrire di attacchi di cefalea o di emicrania. Per una questione di privacy non vi invito ad alzare la mano. Se noi andiamo a vedere gli studi di quanto questa patologia impatta sull'attività lavorativa, non possiamo non citare uno studio recentissimo che è il My Migraine Voice Study, la voce della mia emicrania, lo studio della voce della mia emicrania, che è uno studio internazionale che ha coinvolto in 31 paesi nel mondo 11.000 e rotti, 11.600 pazienti, e è stato impostato soprattutto per verificare quanto l'emicrania possa influire sull'attività lavorativa. Perché oggi, giusto o sbagliato che sia il concetto, noi valiamo quello che produciamo. È duro dirlo, ma è così. Una società competitiva basata sul successo personale, il mancato efficientamento di un sistema non può farsi carico di una serie di patologie croniche, e invece di cooperare per reinserirle, curarle e quindi migliorare questo sistema produttivo, è più facile espellerle. Non espellerle licenziando, è successo anche questo, ma espellerle dandogli minore peso e responsabilità. In questo studio, per andare su semplici numeri, è stato presentato alla società americana, al congresso della società americana alla fine di giugno a San Francisco, è in via di pubblicazione e sarà presentato sia a Roma che a Londra nel prossimo mese. In questo studio noi vediamo dei dati impressionanti. Il 16% degli emicranici perde 14 giorni all'anno per causa dell'emicrania, e quindi l'assenteismo è importantissimo. Queste persone, cioè il 14% della popolazione mondiale, che facendo i numeri col pallottoliere significa 1 miliardo di persone, perde 14 giorni l'anno perché non può andare a lavorare per la presenza degli attacchi emicranici. Ma ancor peggio è il presenteismo, perché questa situazione di competizione, di efficientamento di un sistema che non può fare a meno dell'anello successivo al precedente, porta questi pazienti a nascondere al mondo circostante la loro malattia. E quindi il 46% di questi, dei pazienti globalmente, dichiara di aver perso, scusate, di questi pazienti loro dichiarano di aver perso il 46% di aver effettuato giornate lavorative a basso impatto, perché casomai si erano automedicati ed erano comunque andati al lavoro, quindi con una performance minore, per il 46% delle loro giornate lavorative. Sono dati impressionanti, assolutamente innovativi. Che cosa possiamo fare? Intanto bisogna fare sempre, come al solito, due conti su quello che significa questo esercito di malati. È un esercito silenzioso, sembrano quasi
le statuette di terracotta cinesi. Non parlano, ma sono lì da millenni. Nessuno ha fatto granché per loro. Perché? Forse per colpa della scienza, che non ha saputo trovare rimedi attuali, forse per colpa della politica, che non ha saputo individuare l'importanza di questa malattia. E qui vi faccio un inciso: nell'ultima revisione dei livelli essenziali di assistenza, cioè delle malattie che sono elencate essere erogate in regime di gratuità per i pazienti, l'emicrania per l'ennesima volta è stata scartata. Alla mia domanda al ministro precedente della Sanità, in cui avevo chiesto di essere ascoltato e di poter supportare questa grande patologia, la risposta è sempre la stessa: la quantità. Nessuno Stato sociale può farsi carico di una spesa così grande per una tale quantità di persone. E la fibromialgia, che è quasi nulla, diciamo, è una nuvola che cambia nel tempo secondo da dove la vedi, è stata approvata. Ma continueremo a lottare. Tramutiamo questa perdita di giornate lavorative. Non voglio parlare della disabilità, della percezione del paziente cronico che si sente poco utile alla propria famiglia, al proprio compagno, a se stessa o compagna, alla struttura nella quale opera. Parliamo invece di cose più semplici, cifre, danaro. Come dicevo, purtroppo è sbagliato, ma oggi siamo quello che produciamo. Quando tu conosci un grande manager statunitense, giusto o sbagliato che sia, prima di dirti come si chiama, ti dicono quanti milioni di dollari guadagna e poi ti dicono il nome. Le prime volte che io ascoltavo queste cose rimanevo un po' turbato, ma che significa? Nell'ottica attuale, tu sei quello che dai alla società e la società ti ridà indietro quello che sei. Quindi il denaro è, diciamo, la punzonatura di qualità. Lo stesso è per i pazienti emicranici. Se loro, come è vero, questo è uno studio del 2000, uno studio fatto sia negli Stati Uniti che in Europa, parlo di quello europeo, questi pazienti costano in generale ospitalizzazioni, accessi a pronto soccorso, visite mediche, risonanze ripetute, inutili e quant'altro, costano per la forma episodica, per l'emicrania episodica, 800 ognuno, 850 euro l'anno. Qui parliamo di 9 milioni di italiani, questi sono numeri italiani. I cronici costano 2.800 euro l'anno, non solo a se stessi, ma alla società. Quindi sono miliardi di euro. Negli Stati Uniti è stato calcolato che il costo negli Stati Uniti dell'emicrania è esattamente 36 miliardi di dollari l'anno. 6-7 manovre finanziarie italiane. Che cosa possiamo fare oggi, dopo aver creduto, studiato, promosso, divulgato? Possiamo affidarci a una nuova classe di farmaci che sta presentandosi sul mercato e che aiuterà non solamente i pazienti, questo è importante, ma aiuterà il loro reinserimento. Esiste una nuova classe di farmaci che sono gli anticorpi monoclonali contro l'emicrania, di cui il primo, l'Erenumab, è stato già approvato anche in Europa e sarà disponibile entro un paio di mesi, e serve proprio per prevenire gli attacchi. Quindi una semplice puntura mensile sulla coscia ridurrà, come è stato dimostrato dagli studi registrativi, in modo importantissimo la frequenza, l'intensità
degli attacchi. Questo deve produrre un miglioramento nella sintomatologia, nella qualità di vita e, parlando di lavoro, deve permettere ai pazienti di reinserirsi e di presentarsi come guariti. E guariti parlo, guariti, parlare di guarigione nelle malattie croniche può essere frainteso, ma se la guarigione è stare salvi dalla propria malattia, che comunque c'è e ci accompagnerà per tutta la vita, chi ha l'ipertensione, chi ha il diabete, chi ha la spondilartrite, l'artrite reumatoide, l'emicrania cronica, si curano, ma se abbiamo dei farmaci che sono utili alla cura e al mantenimento del benessere di questi pazienti, noi possiamo dire che offriamo loro una guarigione clinica. Questo si può dire. E alla fine credo che possiamo continuare questo nostro discorso parlando di un'altra grande area importante, che è l'area del diabete, e passo la parola al professor Ceriello, che ci illustrerà cosa c'è di nuovo, cosa c'è di antico e cosa c'è, e quale speranza possiamo dare oggi. Soprattutto, buonasera a tutti, soprattutto per quanto riguarda quello che è il topic della nostra discussione, che è la problematica inserita nel mondo del lavoro. Anch'io do i numeri, perché è importante. L'anno scorso la Federazione Mondiale del Diabete ha fatto una sorta di censimento, da cui emerge che attualmente a livello globale ci sono circa 600 milioni di persone con diabete. Il problema è che questi dati disponibili al 2017, alcuni anni fa, costituivano la proiezione al 2035. Cioè nel 2017 abbiamo raggiunto un numero di persone con diabete nel mondo che si aspettava nel 2035. Quindi in Italia, tra quelli noti, siamo in circa a 5 milioni di persone, e la cosa più tragica è che non solo è chiaro la popolazione invecchia, quindi le persone con diabete sono anche quelle più anziane, ma ci sono moltissimi casi di persone giovani che hanno, perché obese, purtroppo l'obesità è un'altra delle problematiche che colpisce i nostri giovani, hanno il diabete dell'anziano, non quello giovanile, perché vabbè, purtroppo sappiamo che può colpire le persone giovani, ma sono dei giovani che hanno il diabete che invece uno si aspettava comparisse più avanti negli anni. Quindi la situazione è molto importante, soprattutto perché queste persone sono in età lavorativa. Cosa accade per quanto riguarda specificamente problemi in ambito lavorativo? La collega ha accennato alla necessità di avere un luogo dove iniettarsi l'insulina. Beh, questo è un problema etico di privacy. Il vero problema è costituito da chi è costretto a fare l'insulina. E parlo non solo delle persone giovani, ma anche delle persone con diabete di tipo 2 che devono fare terapia insulinica, che necessita di regimi alimentari molto stretti, di controlli assidui, tipo misurare la glicemia prima di fare l'iniezione per aggiustare la dose, ma soprattutto il rischio di avere un episodio di ipoglicemia, cioè una glicemia che scende troppo, la persona che rischia di perdere conoscenza. E immaginate cosa può accadere in accordo con qual è la posizione lavorativa, la situazione lavorativa di quella persona. Se è in una situazione a rischio, chiaro, una persona che fa terapia insulinica, non gli affideremmo un autobus, tanto per dire, non gli affideremmo una gru, cioè ci sono comunque delle limitazioni. E una delle cose poco note, che purtroppo anche le persone con diabete conoscono, è che anche alcuni farmaci, delle pillole, possono dare episodi di ipoglicemia, e sono episodi che durano molto a lungo, e questo purtroppo anche non è conosciuto, quindi crea un pericolo nel pericolo. Qual è il problema da un punto di vista prettamente lavorativo? È che, come accade in tutti gli ambiti,
molte volte le persone con diabete tendono a mascherare e a negare, a non far conoscere la loro situazione, prima per evitare eventuali problematiche lavorative che non vanno al tipo licenziamento, ma sicuramente possono condizionarle la progressione di carriera e altre cose. Certamente la situazione è migliorata dal punto di vista terapeutico, abbiamo una serie notevole di nuovi farmaci con meno rischi di ipoglicemia, migliori effetti, ma io voglio inserirmi invece su un aspetto particolare che è questo. Qual è il problema della persona con diabete sul lavoro? Io ho avuto un'esperienza, credo, unica nella mia vita, perché prima di entrare nell'Accademia ero responsabile all'interno del sistema sanitario Fiat degli aspetti sanitari. Quindi l'ho vissuto, la problematica dei lavoratori con tutte le patologie, anche come quello del diabete, dall'altra parte. Beh, è un problema notevole, perché è evidente, una delle possibilità è la flessibilità del lavoro, ma in un'industria metalmeccanica, signori miei, la flessibilità è relativa, non sono i tempi moderni di Chaplin, ma l'industria, per esempio metalmeccanica, ha i suoi ritmi e chiaramente ci sono delle postazioni meno gravose, ma sono limitate, e quindi la gestione di tutte queste problematiche è complessa, non è semplice. Certo, le nuove situazioni lavorative di avanzate pongono opportunità diverse, lavoro flessibile, smart job a casa. Io nella mia vita un po' errante ho avuto l'opportunità di lavorare non solo in Italia ma in Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti e infine in Spagna, e vi dico che la risposta per le problematiche sollevate da tutti dai miei colleghi non è tanto in cosa un'azienda, anche, ma non solo in come un'azienda o un sistema sanitario può rispondere, perché i numeri sono talmente tanti e tanto elevati che è verosimile che non è possibile aspettarsi una risposta del tutto per tutti a nessun livello. Però da questo tipo di esperienza io ho tratto una sola conclusione, che la soluzione è la flessibilità nel lavoro. Sembra una cosa strana da dirsi in Italia, dove purtroppo la rigidità lavorativa fa parte del nostro costume, ma in altri paesi, se uno ha un lavoro che non solo non gli soddisfa, ma per il quale non è più in grado di sopportare, ha molte possibilità di poterlo cambiare, di poter scegliere di darsi un'opportunità su un lavoro più consono. Perché, vi ripeto, la mia esperienza in un'industria metalmeccanica, per quanto uno si sforzasse di poter soddisfare le esigenze, ma se il posto non c'è, non c'è. Cioè, in un'industria metalmeccanica, se hai mal di schiena è molto difficile trovare una collocazione, con molta onestà. Quindi la soluzione qual è? È la soluzione a livello di sistema, che io ho visto in altre nazioni, paradossalmente anche in Spagna, è di avere una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro, per cui non solo chi perde, ma anche chi vuole cambiare lavoro ha una reale chance di poterlo fare. Bene, grazie, grazie, credo che sia stato esaustivo. Ed è il momento vostro, perché noi siamo qui non solamente per parlare e condividere la nostra esperienza, ma soprattutto per rispondere alle esigenze reali, e voi oggi rappresentate le esigenze reali. Ci sono due microfoni, farò la valletta, mi dispiace non ho più la figura della valletta, forse non ce l'ho mai avuta. Ah, ce l'abbiamo, ok, grazie. Se ci sono delle domande noi siamo pronti a rispondere. Salve, io sono un oculista e le vostre relazioni sono state molto interessanti, molto importanti. Mi ricollego molto alla dott. Matilde e sulle gabbie. Cioè, io penso che è ora anche noi, anche come medici, come professionisti del settore, modificare anche il nostro atteggiamento, la nostra cultura di gabbie,
perché già noi classifichiamo le cose e quindi già ingabbiamo in base a determinate linee, e logicamente anche il paziente ancor di più si sentirà ingabbiato. E se io ho una cefalea, io sono dentro a un contenitore dove mi aspetterò ciclicamente di avere un attacco. E così anche nella depressione, cioè se io non appartengo a determinati parametri sono depresso, e così nella depressione io già mi sento tutti i sintomi della depressione indipendentemente da quelli che ho. Quindi io penso, e faccio la domanda proprio a questo, non è utile oggi capire noi e far capire anche all'interlocutore di eliminare i modelli che ci sono stati dati? Nessuno di noi l'ha scelti. Non è che uno dalla nascita va a prendere al supermercato il modello di quello che è la vita relazionale di coppia, la vita relazionale del lavoro o amicale. Abbiamo questi parametri. Forse sarebbe ora che mettessimo in discussione questi parametri. Domanda estesissima, che va al di là della malattia, entra nella formazione dei medici e nell'educazione dei pazienti, perché ricordatevi, se si parla di gabbia si parla anche di una mancata educazione dei pazienti. Quello che noi dobbiamo fare sempre, perché noi abbiamo dei prototipi culturali e medici, ma anche i pazienti hanno una mancata educazione per colpa nostra della percezione della malattia, della definizione della propria malattia, sia essa l'emicrania, sia esso il diabete, sia esso la lombalgia o la depressione, che dir si voglia. Quindi bisogna lavorare moltissimo, soprattutto nelle fasi di crescita terapeutica, bisogna lavorare moltissimo nell'educazione dei pazienti, non solamente sull'informazione. E questo è un messaggio chiaro, forte, per chi ha la responsabilità sociale della creazione e la commercializzazione di nuovi farmaci, perché le strutture sanitarie da sole non ce la possono fare. Se Matilde vuole completare. Sì, una delle difficoltà che c'è quando si parla di lavoro e malattie croniche è che se tu vai dagli enti del lavoro ti dicono: beh, però stiamo parlando di malattie, vai dalla sanità. Se vai dalla sanità ti dicono: beh, però stiamo parlando di organizzazione del lavoro, vai nel settore lavoro. La mancanza di dialogo penalizza tantissimo coloro che non rientrano dentro una scatola. E molto spesso il malato cronico non rientra dentro una scatola, perché non è né disabile né all'interno di altre categorie. Ma per la definizione delle Nazioni Unite, di fatto le persone con malattie croniche sono persone con disabilità. La disabilità è un'interazione fra la malattia e l'ambiente. È chiaro che però bisogna anche provare a capire se, e questo è successo in Italia, noi con il Jobs Act, la sclerosi multipla è riuscita a introdurre la sclerosi multipla all'interno del Jobs Act. Come? Con un lavoro di costruzione del problema, quindi presentare il problema alle persone, ai parlamentari, ai politici, alle diverse figure che fanno le leggi. Hanno presentato il problema, hanno avuto una serie di fatti, di documenti, quindi bisogna costruire il caso, quindi bisogna educare i pazienti, bisogna educare l'industria, i medici a costruire i casi e presentare questi casi con numeri e con dati e con informazioni. Quello che succede è che per il mondo del lavoro questo non sempre basta. Il collega che dice che bisogna avere la capacità di poter dire che hai il diabete nel mondo del lavoro, io credo che sia molto difficile se l'alternativa è che il mio contratto mi scade fra 6 mesi e fra 6 mesi, se io ho detto che ho il diabete e forse c'è un altro collega come me che non ce l'ha, la scelta è tra me e lui. La scelta dovrebbe essere: scelgo il più bravo, ma scelgo il più bravo o scelgo il più sano? Questo è un dilemma in cui molto spesso io ho pazienti con epilessia che non dichiarano
di avere l'epilessia. Uno fa il guidatore di muletti, quelli che sollevano pesi, e tu non puoi per la privacy costringere il paziente a dire che ha l'epilessia, perché poi c'è anche questo problema della privacy su cui non abbiamo molto parlato, ma che con le malattie croniche si ha. Ultima nota su questa domanda: il medico di base che vede entrare nel suo studio un paziente emicranico che gli chiede una certificazione INPS, quindi non parliamo, una certificazione INPS sull'attacco emicranico che ha subito il giorno prima, non trova nella schermata della certificazione la parola emicrania. Ma vi sembra logico questo? E quindi deve semplicemente dichiarare un falso, in buona fede, perché non sa che cosa scrivere. Allora avrà una lombalgia cronica, piuttosto, quindi le statistiche sanitarie vanno dove vanno. È una follia questa, assolutamente, una malattia che non può essere dichiarata sociale perché costa troppo. Punto, tanto per essere semplice. No. Altre domande? Soprattutto da pazienti, è impossibile che non ci siano pazienti, non chiediamo di quale patologia. Qualche curiosità? Sì. Bene, sicuri di non avere voglia di approfondire? Allora possiamo dire di essere stati esaustivi, spero non noiosi, sicuramente l'anno prossimo, se avremo l'opportunità di essere chiamati, parleremo di altre patologie, di altre necessità, o svilupperemo ancora questo argomento. Prima di lasciarvi e di ringraziarvi, a nome mio, a nome della professoressa Matilde Leonardi e a nome del professor Antonio Ceriello, vi ricordo che a seguire ci sarà l'incontro di presentazione della mostra su Cicely Saunders e alle 19 l'incontro dal titolo In viaggio per Health City, la città del benessere. Quindi non vi allontanate, o se vi allontanate rientrate. Grazie di essere stati qua. Buona serata a tutti.